Salve ragazze! Che cosa dire? Fiu! È andata! È andata! Ma non dobbiamo certo ringraziare né il gioco, né i nostri giocatori, né il nostro allenatore. Prestazione a dir poco sconcertante, che non mi aspettavo, perché solitamente la Juve non toppa due partite di fila. Come la Spal o il Crotone l'anno scorso, subito dopo ci fu la riscossa e oggi non ho visto nessuna riscossa. Una squadra completamente abulica, senza gioco, che si pavoneggiava troppo, troppo, il colpo di tacco, la giocatina, ma stiamo dando i numeri? Ragazzi, stiamo dando i numeri? Non si vincono così i campionati! Non date per scontato di aver vinto il campionato. Non è così. Non è così. Capisco le fatiche della Champions, anche mentali. Capisco la mente totalmente rivolta a quella competizione. Ma io non voglio farmi sputtanare perdendo questo campionato dopo aver comprato il miglior giocatore al mondo. Giocatore bistrattato, per l'amor di Dio. Che peraltro oggi non ha fatto una delle sue migliori partite, paradossalmente, fateci caso, guardate che paradosso. Ronaldo ha fatto probabilmente la più brutta partita in maglia bianconera per 80 minuti, 85 minuti, abulico, rubava le punizioni agli altri e questo è un vizio, caro Cristiano, che devi perdere di togliere le punizioni anche dal lato del battitore sinistro. Ogni palla la deve prendere lui. 4-5 persone libere in ripartenza e lui tira sempre in porta. Allora, va bene, sei forte, sei sicuro di te, ma non puoi rompere il cazzo così. Cerca di volare più basso. Poi da fuori classe ha fatto il gol esplosivo, ha sfondato la rete, per l'amor di Dio, ci ha salvato il culo. E questo. Su questo non ci piove, però non puoi giocare da solo. Talvolta mi dà l'impressione di giocare da solo. Ti giuro, Ronaldo dà l'impressione di giocare da solo e non va bene. Vuoi perché anche questa manovra, lui soffre la mancanza di questa boa, di questo giocatore di riferimento davanti. E da noi è Mandzukic. Marione ovviamente fa la parte del Benzema nella Juventus. Senza di lui la manovra è blanda perché Cristiano svaria destra, sinistra, centro, svaria un po' dappertutto, è un attaccante atipico, lo sappiamo. Non c'è nessuno, nessuno al centro, non c'è la boa con cui scambiare, con cui dialogare, con cui cercare il traversone, non c'è nessuno. Il nanetto viene sempre. Sempre a centrocampo a rompere il cazzo agli altri, invece di fare comunque il centravanti, il falso 9. Dybala rompe il cazzo a Pjanic. Bernardeschi rompe il cazzo agli altri. Peraltro, Bernardeschi, dopo la partenza bellissima di inizio campionato, le ultime due o tre prestazioni di Bernardeschi, stendiamo un velo pietoso. 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 Cioè, hai Douglas Costa e Cuadrado in panchina e li lasciamo marcire lì. Va bene. Bravo, Beccamorto, bravissimo. Diranno questo com'è, vince sempre ed è pure incazzato. Ma sì che sono incazzato! Porca puttana! Non voglio perderlo questo campionato, non lo voglio perdere, noi rischiamo di perderlo. Lo capite che rischiamo di perderlo? Giocando così, con supponenza. Non puoi, non possiamo, mi incazzo. Non va bene. Non va bene questo modulo, non va bene. Si fraseggia il tocchetto, la piacioneria, che non c'è nessuno lì. Se quello non segna, se il Marziano non segna,
da 30 metri. Puoi giocare lì tic-tic-tic-tic-tic-tic per altre 3 ore e non fai un cazzo! Un cazzo! Maledizione! La palla deve circolare veloce! Se non hai Mandzukic, quantomeno gira palla! Gioca a terra, veloce, non sta manovra del cazzo, tic-tic. L'unico, Matuidi, è encomiabile. L'unico che si fa un mazzo così è Matuidi. A lui non posso dire niente. Poi Terzini, De Sciglio, per l'amor di Dio. Alessandro, mamma mia, quando parti stappa una bottiglia. Che cosa dire? È andata. Ma dobbiamo cambiare marcia, dobbiamo cambiare marcia, non lo voglio perdere sto campionato, cazzo! E con queste prestazioni si rischia! Ragazzi, comunque, mi viene in mente, smaltendo un po' di rabbia, mi viene in mente la frase, le parole di Giampaolo Ormezzano, che qualche giorno fa disse: "Ah, la Juve ha preso il pacco, le hanno dato un bel pacco, il vecchietto, le hanno dato Cristiano Ronaldo. Ha preso il bel pacco, passerà alla storia come il più grande pacco." Caro Giampaolo Ormezzano, lo sai cosa ti dico? Non si può dire che non te la sia cercata, te e tutti i gufi che gli davano del vecchietto bollito. Comunque, ragazzi, salutando prima che mi dimentichi Mario De Gregorio, un altro dei miei follower, che è sempre assiduo nello scrivere e nel commentare, invito tutti gli altri miei follower a scrivere, a commentare, perché inizierà la posta dell'enigmista. Sì. Commenteremo i vostri migliori post, i vostri migliori commenti, come quelli sempre illustri del nostro Fabrizio Polli, per esempio, del nostro King, del nostro Mario De Gregorio e tanti altri. I migliori saranno sempre esposti e commentati qui in studio, con me e con i miei ospiti. Perciò mi raccomando, sbizzarritevi nei vostri commenti e datemi anche delle dritte importanti. Non vi dimenticate, ragazzi. Ragazzi, che dirvi? Ci vediamo i prossimi giorni, sperando che il Beccamorto riesca a infondere un po' di grinta a questa squadra, perché, ripeto, non voglio perdere questo campionato. Perché nel caso malaugurato che noi non vincessimo questa Champions, ci resta quello. E io non voglio restare con una mano davanti e una dietro. Mi raccomando, ragazzi, e questo è per i detrattori di Cristiano. Ah, fino alla fine, forza Juve!